appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che spettacolo incredibile qui all'Estadio Dragão, uno degli stadi più importanti del Portogallo. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Beh, con Balotelli in campo di certo non ci si annoia mai. Il suo indiscutibile talento, il temperamento impetuoso possono renderlo davvero imprevedibile. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. E si comincia. Ndoye. Bisoli. Mette la palla in avanti. Può concludere. Impossibile tirare in queste condizioni. Lo hanno intrappolato. Trova il compagno in ottima posizione. Recuperano il possesso del pallone. Ndoye. Callejon. Cercano l'azione veloce. Ecco il filtrante per Lorenzo Insigne. Si appoggia al portiere. Cambio di fronte. Raccoglie il lancio lungo. Prova a giocarla in profondità. Spalek. De Sena. Il Brescia sta spingendo molto, ma può provare. Di Lorenzo. Prova Callejon, eccolo qui. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Lorenzo Insigne in fuorigioco. In avanti, vuol far salire i compagni. Tenta di scavalcare la mediana. Il pallone ha superato la linea. Rimessa laterale. Decidono di giocarla all'indietro. Provano a ripartire da dietro. Il Brescia si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Prova il tocco. Conclusione! Finalizzazione decisamente infelice. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Si esprime in un buon intervento. Una parata eccezionale.
ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Niente di fatto, azione interrotta. Qui deve tirare. Scambio perfetto, tutto perfetto, meno il tiro. Si sono fatti largo per vie centrali con un bellissimo 1-2. Quando questa giocata riesce, per gli avversari difendere diventa difficile. Hai visto, Fabio? I loro attaccanti si muovono tanto senza palla, eh? È vero, mi pare che si abbassino spesso anche per ricevere il pallone. Stanno cercando di rendere la vita difficile ai difensori, perché tutto questo movimento non crea punti di riferimento e la difesa può andare in affanno. Allontana il pallone. Lungo passaggio in avanti. Balotelli, bella parata! Classe, ottimo salvataggio! Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Allan. Passaggio filtrante per Kayekon. Bisoli. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. E iniziano i secondi 45 minuti. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Passaggio filtrante per Balotelli. Balotelli! E hanno sfiorato il gol. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, va bene a provarci. Fabian Ruiz. Insigne. Bella palla, deve... Merte! Grande parata di Alfonso! La allontana con forza. Spazza il più lontano possibile. Mario Rui sul pallone. C'è Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne. Cross di Lorenzo Insigne. Libera al momento giusto. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. De Sena. Balotelli. E passa! La difesa avversaria non ha concesso neanche uno spiraglio. La difesa non sale, Fabio, visto? Non puntano sul fuorigioco. Ma secondo te hanno paura di farsi imbucare da lanci profondi? Sicuramente, non vogliono concedere la possibilità dell'uno contro uno con il portiere. Se sbagliano un'uscita la possono pagare cara. Così prendono le misure anche a possibili inserimenti. Prova la contro... È un grande riflesso qui! Maximovic. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Balotelli. Cerca il tiro. Un sacco alle spalle del portiere. Un gol pesantissimo questo, soprattutto a questo punto della gara. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta.
La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro il quarto uomo. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Il Brescia segna il gol che sblocca la gara. Hanno tenuto duro ed ecco la ricompensa. Ora devono solo resistere. Bisoli. Un solo gol a referto, fino ad ora è cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Questo errore potrebbe essergli fatale. Si libera la grande. Cagliacon! Un'occasione davvero sprecata. Un'ottima reazione da parte loro dopo il gol subito. Devono continuare così. Sostituzioni in rapida successione. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Martella. Il Brescia sta ribaltando tutti i pronostici. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Doi. Qualche istante e sarà tutto finito. C'è la palla lunga in avanti. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Lancio lungo del portiere. Ottima discesa sulla destra. Pallone in area. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? Il risultato è sorprendente fino a un certo punto. Concedevano molto in termini di qualità agli avversari.